40 studenti del Sud Italia che hanno partecipato alla Summer School di giornalismo promossa dall'agenzia di stampa Dire si sono confrontati questa mattina nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino sulle nuove frontiere dell'informazione tra deontologia e nuovi linguaggi. La giornata, aperta dall'intervento del sindaco Luigi De Magistris, ha visto la partecipazione del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, e del presidente della Commissione Scuola, Luigi Felaco. L'abbinamento giovani comunicazione, giovani informazione mi sembra importante perché il nostro paese ha bisogno di notizie, ha bisogno di evitare la scomparsa dei fatti, ha bisogno di un'informazione libera, autonoma e indipendente in modo che la gente si forma anche un'opinione che poi diventa plurale e non diventa pensiero unico. Mi fa piacere vedere sempre di più tra i giovani della nostra città la formazione di redazioni giovanili, giornali di scuola, sia cartacei che online, ma anche tra i più piccoli, quindi vuol dire che comunque l'informazione è un tema assai sentito, dobbiamo difendere la libertà di informazione nel nostro paese, indipendentemente dalle contingenze politiche di turno, perché il potere tendenzialmente è sempre molto insofferente di fronte all'informazione autenticamente libera. L'Italia è al 46esimo posto per la libertà di stampa secondo Reporter e questo ci dice che abbiamo bisogno di giovani liberi all'interno della stampa e anche delle televisioni italiane. E tu, in questa agenzia Dire, che ringrazio, qui già il Comune collabora attraverso un progetto che si chiama non solo questo della Summer School ma la Scuola fa Notizia, che è molto importante, che abbiamo presentato in Commissione Scuola, ecco, formare dei giovani liberi da tutti i condizionamenti, soprattutto in questi giorni e con i dati che abbiamo, è fondamentale. Quindi avvicinare i ragazzi che sono appena usciti dal percorso formativo scolastico a che cos'è il giornalista e cosa fa il giornalista, per noi è molto importante. Per questo ospitiamo molto volentieri questo dibattito e patrociniamo l'iniziativa.